Provo a condividere lo schermo con una presentazione, vediamo se funziona. Allora andiamo velocemente per cercare di stare nei tempi, anche se avevo previsto una ventina di minuti. Non me lo Andiamo lisci leggi. al tema che è quello che era scritto nella prima slide. Cosa è successo? È successo che sembrava che questo nucleare fosse un po' destinato a quasi scomparire, tranne quei paesi che ancora avevano bisogno di farsi l'arsenale nucleare, bombe naturalmente, medicina o altro, perché per quanto riguarda gli altri che il nucleare l'avevano già, condizioni economiche e di resistenza della gente al nucleare stesso dava luogo a un declino e sembrava destinato a ridursi fortemente. Se non che a un certo punto viene la nuova possibilità per il nucleare di risorgere. E guarda un po' qual è proprio il fatto che dobbiamo arrivare a emissioni zero nel 2050 per cercare di contrastare il cambiamento climatico. E arrivano questi signori e dicono: scusate, ma il nucleare, guardate che è bellissimo, è quello che ci vuole, non emette CO2, quindi sta dentro le esigenze, costa poco, questo è quello che dicono, costa meno dell'accumulo, sull'accumulo adesso vedremo perché è un maggiore costo che è legato alle fonti rinnovabili, e una centrale si fa in 7 anni, dicono subito, in risposta a coloro i quali sostenevano che non ci sarebbe arrivati a farle in tempo per il 2050 dare un qualche contributo. Bene, rispondiamo uno a uno a queste affermazioni. Vediamo subito che il costa poco son balle. Francia, siamo passati da 3,3 a 12,4 miliardi di euro, una centrale che ancora non è finita. Nel Gran Bretagna da 18 milioni di sterline a 26. L'ultimo reattore, inaugurato un paio di settimane fa negli Stati Uniti, l'unico che hanno fatto negli ultimi 20 anni, è costato 17 miliardi di dollari in più. Quindi questo si riflette ovviamente sul costo del kilowattora. È un'affermazione assolutamente priva di senso. Possiamo dire che è falso, mentre quello che è vero che il solare e l'eolico costano molto di meno e il costo va diminuendo continuamente. Poi con l'accumulo, il problema è questo: quando io ho un sistema energetico come si vorrebbe, basato sulle fonti rinnovabili, le due prevalenti sono solare e eolico, purtroppo non posso ordinare al sole e al vento di respirare quando mi serve. Per cui c'è una situazione in cui a volte ho troppa produzione, a volte ho produzione insufficiente rispetto a quello che è la domanda. Allora, quello che si fa, bisogna intervenire come in un sistema tutto fondato sulle rinnovabili, si usa l'accumulo. Vuoi batterie per il breve periodo, vuoi bacini idroelettrici per il lungo periodo e così via continuando. Sono dei costi. Loro dicono: guardate che questi costi noi li superiamo, perché se mettiamo il nucleare a fare questo mestiere di integrare l'energia quando manca, abbiamo fatto il nostro lavoro. Piccolo particolare, per la natura stessa della composizione del costo del kilowattora, quello che succede è che nel momento in cui io non vado a tavoletta per il nucleare, cioè lo uso per integrare occasionalmente, si intravede da quella curva che c'è alla destra dello schermo, il costo del kilowattora nucleare schizza in alto in maniera spaventosa, con il risultato che è molto più conveniente usare le forme di accumulo che attualmente sono disponibili. Quindi falsa anche questa affermazione. Si fa in 7 anni. Non è vero, in Finlandia 17, in Normandia 14, in Georgia 7 anni di ritardo. Ma dice: ma scusa, guarda che ci sono dei paesi in cui invece si è fatto meno di 7 anni. Sì, vero, Cina, Pakistan, Bielorussia, Emirati un po' di più. Certo, ma da cosa sono accomunati? Sono accomunati dal fatto che il rispetto dei diritti civili e politici non c'è. Cioè io faccio le cose in breve tempo quando me ne frego delle condizioni di quello che la gente in realtà vuole. Quindi non è certamente una condizione da volere imitare. C'è un'eccezione che è la Corea, dove in realtà si sta scoprendo adesso che li hanno fatti molto rapidamente, diciamo che non preoccupandosi troppo della qualità dei materiali, e adesso ne stanno pagando un po' le conseguenze, anche se non in termini di sicurezza, quanto in termini di producibilità. Falsa anche questa. Inoltre,
problema delle scorie, sappiamo benissimo, irrisolto, specialmente in Italia. Finalmente c'è una mappa dopo più di un ventennio, e comunque l'unica cosa di certo che c'è è che tutti quelli che stanno dietro quei puntini che rappresentano i siti possibili hanno immediatamente comunicato che da loro il nucleare, la scoria nucleare non se ne parla proprio. Quindi vedremo cosa potrà mai succedere. A fronte di questa difficoltà, adesso si tirano fuori, è stato già accennato oggi, il coniglio del cappello. Piccoli reattori modulari, che, di potenza minore, che si farebbero quasi industrialmente, che quindi rapidissimamente poi si montano e io c'ho il nucleare dappertutto. Le affermazioni dietro questa storia, sto parlando tra l'altro di tutte affermazioni che ultimamente sono venute dal mondo politico, dai sostenitori di questo nucleare che ormai è tutto sostenuto dalla destra, non soltanto perché poi c'è anche Calenda che pare sia molto, molto appassionato. Quello che loro sostengono, perché così gli dicono i sedicenti esperti, è che sono disponibili subito, si costruiscono in pochissimo tempo, costano meno di quelli che ci sono già. Non producono scorie, o ne producono di meno per la natura stessa, almeno alcuni di questi tipi di reattori. Molto bene, sono disponibili subito? Ma dove stanno? Lo diceva appunto Enzo Scandurra, ma chi li ha visti mai? Non c'è nessun reattore commerciale disponibile attualmente, quindi non è assolutamente vero. Si costruiscono in pochissimo tempo. Ma guardate, un rapporto che è uscito tre mesi fa della National Academy of Science americana, proprio che fa il punto sugli SMR, dice che prima del 2030 non se ne parla e i tempi di costruzione non è vero che sono inferiori perché le opere edili sono quelle che sono e sono quelle che costano di più. Costano meno di quelle della terza generazione, ma neanche per idea. L'unico che abbia avuto una certificazione sul progetto, non ancora sull'esecuzione, che non è ancora iniziata la costruzione, ma dovrebbe iniziare a breve, attualmente già la previsione di costo del kilowattora è pari a quello dei reattori di terza generazione. Poi, siccome hanno ricevuto una barca di soldi dal governo federale, se ci mettiamo dentro pure quelli, il costo del kilowattora è ancora più elevato. Non producono scorie o se ne producono meno? Ma io non sono un esperto. Leggendo dei rapporti della Stanford University e della Argonne National Laboratory, cioè dico, luoghi sicuramente non fatti da ambientalisti, gli SMR produrranno rifiuti come questi attuali, anzi, in qualche caso, ancora di più. Bene, allora raccogliamo un po' le idee. Perché no al nucleare? Lo sappiamo già, per quanto possa essere sicuro, può sempre capitare, soprattutto le conseguenze non sono localizzate nel tempo e nello spazio, e questa è una cosa estremamente grave. Costa certamente più delle rinnovabili, c'è il problema risolto dalle scorie, soprattutto sottrae risorse finanziarie alle fonti rinnovabili, limita lo sviluppo delle rinnovabili e dell'accumulo perché i soldi vanno sul nucleare. È una fonte energetica concentrata e sono grandi multinazionali che ne hanno il potere assoluto e tra l'altro questo ci pone in una condizione di dipendenza energetica. E qui mi rifaccio ancora a quanto diceva accennava Enzo, il problema della crescita illimitata. Quando io ho il nucleare, quello che dico, specie se penso alla fusione dopo, ma io ho energia senza limiti, è una meraviglia, quindi io posso fare che cosa con questa energia? Beh, estrarre risorse illimitatamente dall'ambiente, che è proprio quello che ha causato e causa il degrado ambientale stesso. E poi, naturalmente, coerentemente, è basato sul principio che estrai, usa, getta, estraggo l'uranio, lo uso nel reattore e poi lo metto sottoterra, che è l'approccio lineare, che è esattamente il contrario dell'approccio naturale circolare, che è il solo che permette lo sviluppo sostenibile. Veniamo ad un altro punto. Questi sono nuclearisti. I signori del fossile non si fermano. Ah, scusate, fermi tutti. È che io me ne vado. Ma neanche per idea. Sai che c'è? Tu non vuoi che ci sia la CO2 che viene emessa dalla combustione delle fonti fossili? E io, sai, la prendo e te la sotterro. Così in atmosfera non ci va. Ed ecco che c'è questo, si chiama CCS, Carbon Capture and Storage, cattura e stoccaggio della CO2.
Qui per ora c'è una quantità di soldi che vanno dentro, spaventosa. Dove si mette? Si mette sottoterra, in caverne saline o altre cose, ma l'idea principale, quella che attualmente attrae fortemente i signori del Royal Gas, è che si va a pompare nei giacimenti esausti di gas e petrolio in maniera tale che questi sarebbero quindi liberi di poter ricevere questa CO2 e in questo modo spremono, sputtano fuori quel residuo di gas e petrolio che non usciva da solo per i fatti suoi, quindi ci guadagnano da questa cosa perché proprio questo petrolio o gas lo vendono, piccolo particolare, ma io non dovevo togliere CO2 e questi altri combustibili fossili che tiro fuori non verranno bruciati e non faranno CO2, ma allora che abbiamo fatto? Per dirla, è talmente potente la pressione per portare avanti questa tecnica da parte delle multinazionali del fossile che negli Stati Uniti attualmente c'è un sussidio di 76 dollari a tonnellata sotterrata. E se non riesco a tirarlo fuori dalle ciminiere, perfetto, lo tiro fuori addirittura dall'aria. Quindi c'è un'altra tecnologia che si sta sviluppando con fondi pubblici giganteschi per estrarre direttamente dall'aria la CO2 e andarla a pompare sottoterra. Bene, perché no a questa tecnologia? Evidentemente questi depositi sicurissimi non sono, non sappiamo, delle perdite possono sempre esserci. Se poi addirittura ci mettiamo, nel caso dell'Italia, il discorso dei terremoti, questa specie di coperchio che dovrebbero avere questi depositi, coperchio impermeabile, geologico, può benissimo fratturarsi. Il costo è elevatissimo, molto maggiore del rinnovabile. Anche questo quindi cosa fa? Sposta risorse finanziarie dalle rinnovabili a questa tecnologia, cosa che sta già avvenendo regolarmente, specialmente attualmente negli Stati Uniti, presto anche da noi. Favorisce la permanenza del sistema fossile, lo rinforza, quindi mantiene la dipendenza energetica, ma altra cosa a cui si pensa poco, perché pensiamo sempre al breve, i posti, le formazioni geologiche in cui si può sotterrare questa CO2 non sono infiniti, non è che dappertutto ci può fare. Quindi a un certo punto la finiremo se continuiamo così. Sarà fra 50 anni, 100, 200, 250, sono stime di tipo diverso, ma alla fine il cerino lo lasciamo sempre nelle mani dei poveretti della prossima generazione che dovranno risolvere il problema perché non avranno più dove buttare questa benedetta CO2 e quindi dovranno creare un sistema energetico che faccia a meno del fossile. Anche questo si basa sull'approccio estrae usa getta e anche questo, siccome tanto la CO2 la sotterra, terrò, posso usare quanto di energia voglio e quindi il modello di crescita senza limiti del consumo di energia e quindi dell'estrazione di risorse. Piccola parentesi, l'Italia che fa tutta questa storia? Beh, è appena uscito il Piano Nazionale Integrato dell'Energia e del Clima, aggiornamento rispetto a quello del 2019, perché l'Europa intanto ha cambiato gli obiettivi. E nel 2019 non c'era traccia di tutta questa roba. In questo qui magicamente compare il nucleare e la CCS, e compare anche tanto metano. Diamo un piccolo flash che è molto interessante legato a questi due temi. Nucleare l'abbiamo detto, ancora non si sa cosa vogliono fare, però hanno detto che dobbiamo farlo. L'Italia deve diventare l'hub del gas in Europa, cioè prendiamo gas da tutto il bacino del Mediterraneo, facciamo dei nuovi gasdotti, una dorsale adriatica, un'altra che passa attraverso un gasdotto che passa attraverso la Sardegna e poi va verso su, prendiamo questo gas e poi lo distribuiamo in Italia e in Europa. Investimenti colossali. Ma se investiamo significa che i soldi dobbiamo riprenderli. Ma non dobbiamo andare al 2050 a emissioni zero. Quindi a un certo punto la quantità di gas che deve passare va sempre più diminuendo fino ad andare a zero. Ma che investimento è? Allora è chiaro che c'è il disegno di boicottare il Green Deal, cioè l'obiettivo del 2050 emissioni zero, si è certi che non si farà, non si otterrà. L'obiettivo dell'emissione zero 2050 non verrà raggiunto, questo è evidente, oppure lo si raggiunge esclusivamente attraverso la CCS, cioè sotterrando la CO2 dappertutto.
A proposito della quale, quest'altra cosa meravigliosa, che è un'altra impronta del cane a sei zampe, è che si vuole fare un altro sistema parallelo, cioè di gasdotti o di trasporti via nave o quello che diavolo sia, non più di gas metano, ma di gas CO2, facendo dell'Italia il centro, hub, ancora una volta, di raccolta del gas, della CO2 che viene prodotta in Francia e in Grecia, per andarla tutta a sotterrare dove? Nel giacimento esausto dell'ENI che c'è nell'Adriatico di fronte a Ravenna. Bene, questo sta scritto nero su bianco nel nostro PNIEC. A mio avviso è un'operazione assolutamente criminale. Chiudo con poche considerazioni. Perché c'è questa attenzione forte, rinnovata al nucleare del CCS? Qual è il disegno? Il disegno è che nel momento in cui io riesco a evitare che ci sia un sistema energetico basato sulle rinnovabili interamente, ma che al contrario sia il nucleare e la CCS siano la spina dorsale di questo sistema energetico, come dicevo prima, non ci sono limiti all'energia. Si può provare, quindi, non essendoci limiti all'energia, non c'è limite alla crescita, non c'è limite al processo estrae, usa, getta. Siamo alla conservazione del sistema attuale. È salvo il consumismo, è salvo il capitalismo neoliberista che si nutre proprio di questa, del consumismo e della crescita senza limiti, tutto resta com'è. Resta com'è non soltanto a livello oggi, nel senso che gli interessi di quelli che oggi hanno il potere vanno a discapito degli interessi di chi non ce l'ha, perché sappiamo bene qual è la connessione tra ambiente e giustizia sociale, ma c'è il fatto intergenerazionale, cioè gli interessi dei pochi di oggi prevalgono sugli interessi dei tanti domani, cioè queste generazioni a venire che vengono trattate in maniera assolutamente inaccettabile sul piano morale. E allora concludo. Queste qui, per quanto si voglia far passare come scelte tecnologiche, convenienze economiche e così via, no, non è vero. Sono scelte di visione del mondo, sono scelte politiche. È inutile stare a giocare intorno a queste cose. Grazie, ho finito.